Poracci, la pelata era inconfondibile e azzeccare il titolo esatto però non così semplice. Fabius è stato il più veloce di tutti, mentre la risposta più sbagliata la dà ancora una volta lui, sì, proprio lui. Che tra l'altro dà il via anche a una nuova wave nei commenti, tutti ovviamente a tema Evangelion. Che dire se non congratulazioni. Va bene, andiamo avanti. Di che gioco si tratta? Solo risposte sbagliate, sorprendetemi. Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi e non ci sono parole proibite. Quella di oggi sarà una puntata ricchissima, je l'assure, chiedez-moi. Parleremo dello strano annuncio a tema Pokémon, dell'ennesimo fail in casa eFootball e anche di una netta presa di posizione contro i videogiochi tutta francese. Prima di iniziare però vi invito a impostare la sveglia per domani alle 14.30 e a mettervi in marcia verso la conquista non violenta di internet.com e la fondazione del Poroverso. Lasciate un GM, iscrivetevi al canale attivando la campanella delle porotifiche e seguitemi su tutti gli altri social. Bene, ho detto tutto, on y va! Très bien, partiamo con qualche notizia al volo. Come promesso da Nintendo è uscita la patch che corregge il gravissimo bug che affliggeva Kirby 64. Tutto è bene quel che finisce bene, anche se un po' in ritardo, no? Dopo le numerose segnalazioni degli utenti che facevano notare come fosse sostanzialmente impossibile giocare a Kirby and the Crystal Shards a causa di un frequente bug in cui era quasi sicuro incappare nei livelli sott'acqua, Nintendo ha mantenuto fede alla sua parola e in poco tempo ha risolto la situazione con una bella patch che sistema il tutto. Quindi ora non avete più scuse, andate subito a recuperare questo importante platform 2.5D che ha fatto la storia del Nintendone e dell'evoluzione di Kirby. C'è un aggiornamento relativo anche a un'altra notizia di ieri. La pagina eShop di Sonic Origins è stata aggiornata e ora il file size del gioco è stato nettamente ridimensionato, almeno in parte. Mentre la versione standard rimane sempre intorno a quella grandezza, con il peso complessivo del download che passa da 3,6 GB a 3,5, è la versione Digital Deluxe ad essere stata completamente ridimensionata. Ieri la pagina eShop riportava un download di 7,8 GB, ma ora ci troviamo di fronte a un molto più umano 3,8 GB, solo 300 MB di differenza rispetto alla versione base. Quindi dai, incrociamo le dita e speriamo che questa collection sappia mantenere fede alle aspettative. Sapete invece cosa vi lascerà delusi? La remaster di Bloodborne, visto che la richiestissima rimasterizzazione dell'amato Souls-like ad opera di From Software purtroppo non esiste, in molti però ci avevano creduto. Infatti un account fake che si è spacciato per Nibel, un insider con un grande seguito su Twitter, ha linkato una notizia del 2015 del PlayStation Blog, facendo credere che Sony avesse appena ufficializzato il ritorno di Bloodborne. Il bello è che ci hanno creduto tutti, c'est incroyable, mon dieu! Con quasi 3000 retweet e oltre 18.000 mi piace, direi che molti hanno abboccato. Poracci, state sempre molto attenti e verificate le fonti. Ora scusate, ma vado a prenotare il GameCube Mini. Va bene, passiamo alle notizie del giorno, con una mossa abbastanza a sorpresa di Pokémon Company. Ha promesso novità relative ai giochi Pokémon di prossima generazione, ovvero Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto, solo che l'annuncio non seguirà il protocollo standard. L'appuntamento rimane per domani alle 15 e noi saremo in live sul sito Viola a partire dalle 14.30, ma questa volta non aspettatevi un Pokémon Presents o un qualche tipo di live stream simile al Nintendo Direct. No, questa volta sembra proprio che non ci sarà alcuna presentazione corposa, quanto piuttosto un semplice trailer di gameplay. Una scelta molto peculiare, soprattutto se pensiamo al fatto che Scarlatto e Violetto sono stati introdotti solo formalmente, ma oltre al rapido reveal avvenuto lo scorso febbraio, devono ancora essere presentati a dovere. E per come eravamo stati abituati, occasioni del genere di solito vengono accompagnate dal commento degli sviluppatori, che offrono uno sguardo un po' più approfondito su meccaniche di gioco e novità introdotte dalla generazione futura. Non che ci sia poco da mostrare, anzi, la nona generazione promette il definitivo approdo in un mondo open world che sicuramente prenderà tanto di quanto sperimentato con Arceus, ma che allo stesso tempo rimarrà molto più ancorato alla tradizione della serie principale. C'è quasi da chiedersi se la volontà di escludere un trailer del genere da un contenitore più grande sia una scelta dettata da qualche particolare esigenza, se non si pensa di avere abbastanza materiale
ufficiale per una presentazione unicamente a tema Pokémon, perché non accorpare il trailer in un Nintendo Direct? Forse perché l'evento della grande N rischia di essere dispersivo in quanto già ricco di contenuti e brand che rischierebbero di rubarsi spazio a vicenda? Se poi questa settimana sarà a tema Pokémon, beh, a questo punto vado con una Poro Prediction. Possiamo aspettarci il Nintendo Direct per la prossima? L'Xbox Showcase è previsto per il 12, il 2 ci sarà il PlayStation Showcase, quindi la butto lì. Che ne dite di martedì 7? Fatemi sapere le vostre prediction. Mentre tutti gli occhi sono puntati sul ritorno di Mario Strikers, c'è un altro simulatore calcistico che, passettino dopo passettino, prova a rialzare la testa, ma purtroppo proprio non ce la fa. Mi riferisco ovviamente a eFootball, la produzione Konami che ancora una volta è riuscita a scatenare il malcontento in tutti gli appassionati di calcio virtuale. Seguo il progetto eFootball con grandissimo interesse sin dal suo reveal lo scorso anno e sono morto dentro assistendo alla rapida e inesorabile caduta di uno dei giganti del settore. Con la prima release di eFootball, Konami ha sbagliato tutto, perdendo qualsiasi tipo di credibilità e distruggendo la fiducia degli appassionati che vedevano in PES uno dei brand fondamentali del settore. Con la seconda release, avvenuta appena qualche mese fa, le cose sembravano andare decisamente meglio, o almeno c'erano finalmente le basi su cui edificare un titolo quantomeno presentabile. Ma c'è poco da fare, Konami sembra non essere proprio in grado di proporre una visione concreta di videogioco a partire dal modello dei free-to-play. Così quindi, se l'ossatura di eFootball 2022 è pronta, ad essere drammaticamente assenti sono ancora i contenuti e l'ultima roadmap pubblicata sui social non fa che confermare una situazione critica. Il cross-platform tra PC e console arriverà solo questo inverno, le lobby custom dove utilizzare i Dream Team saranno disponibili dopo l'estate, ma peggio di tutto, la Master League arriverà solo nel 2023 come contenuto a pagamento. Questo è praticamente il modo per uccidere in partenza, anzi, per la seconda volta, qualsiasi community attiva intorno al gioco. Ho sempre detto che la partita si sarebbe giocata guardando l'offerta contenutistica, ma sacre bleu, qui si va oltre ogni più pessimistica previsione, proprio in un momento dove Konami dovrebbe aggredire il mercato, ora che il brand di FIFA vedrà un bello scossone. Chissà quando inizieremo a vedere una versione semi-completa di football. La sensazione è che, in ogni caso, sarà sempre troppo tardi. Voi poracci continuate a seguire il progetto eFootball? E chiudiamo con una notizia abbastanza fuori di testa, che ovviamente arriva dalla Francia, una delle nazioni più protettive in assoluto della propria cultura e lingua. E questa volta al bando sono stati messi gli eSports. Storicamente la Francia è una nazione che disprezza i forestierismi, in particolare quelli provenienti dall'inglese. Mentre noi italiani ci siamo piegati senza troppi problemi all'influenza americana, assimilando termini inglesi all'interno della nostra lingua, i francesi hanno da sempre opposto una strenua resistenza. Così loro il computer lo chiamano ordinateur e il mouse souris, il sorcio. E questi sono solo due esempi che mi vengono in mente al volo. Ma si potrebbe andare avanti per ore, tipo con i nomi dei Pokémon, che mi hanno sempre fatto molto ridere. Comunque, in ottica proprio di questa preservazione della purezza della lingua francese, la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Francese ha aggiornato le regole riguardanti l'utilizzo dei termini tecnici inglesi, in particolare quelli che riguardano la sfera dei videogiochi. I più eclatanti sono la sostituzione di pro gamer con joueur professionnel, streamer con joueur animateur en direct, cloud gaming con jeux vidéo et nuage e gli esports con jeux vidéo de compétition. Chiediamoci, queste sono linee guida da seguire, non c'è alcun obbligo legale, almeno per i semplici cittadini. Infatti i funzionari governativi non potranno più utilizzare questi termini inglesi. Voi poracci cosa ne pensate di queste prese di posizione? Siete tra quelli che inorridiscono nel sentire parole come liccare, rancare, tiserare, oppure contaminazioni del genere non vi fanno nessun effetto? I francesi in questo sono esagerati? E questo poracci era tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto tra i commenti per continuare a discutere insieme delle notizie del giorno. Non mi resta che darvi appuntamento a domani con un nuovo video, una nuova live e tanti altri contenuti poracci. Voi mi raccomando, fate i bravi, riposatevi, ma soprattutto, nerdate duro. Io sono il povero scarlatto Michel Violetto, adieu. Ehi ehi ehi, fermo, se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportare sul Patreon, il Patreon dei poracci. Con un piccolo contributo mensile mi può aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che poracci si diventa.
Sono sicuro di aver pronunciato male il 90% delle parole francesi che ho detto, nonostante io abbia vissuto in Francia per tanto tempo. Campione.